Nel video che ti voglio portare oggi, ragazzi, vediamo la recensione di un obiettivo fotografico decisamente inusuale per quello che siete abituati a vedere proprio nel mio canale, perché qui parliamo quasi a 90 gradi di fotografia di ritratto con l'utilizzo della luce artificiale. Per oggi facciamo un'eccezione, anche perché questo è un obiettivo che vado soprattutto a consigliare a tutti coloro che hanno dei dubbi per quanto consiste proprio l'acquisto di un 20 mm, ok? Quindi, prima che mi dimentichi di farlo, rimani fino alla fine, perché questo video è dedicato non solamente a chi si occupa di fotografia di ritratto, ma anche per chi si occupa di fotografia di paesaggistica, di architettura, anche se non stiamo parlando, te lo dico subito, di un obiettivo super pro, ma potrebbe essere la soluzione ideale in certi tuoi viaggi fotografici, oppure se sei anche un videomaker, perché un obiettivo del genere, se utilizzi gimbal 20 mm, capisci bene, dal momento che te lo vengo subito a dire, è un obiettivo economico, perché lo andrai a pagare al di sotto dei 200 euro, se ricordo bene costa 160-170 euro, comunque trovi tutti i link in descrizione. E poi, come stai vedendo, è un obiettivo compatto, non è un pancake, però vedi che è piccolino, 170 grammi e uno spazio nel tuo zaino, non mi dire che non lo trovi per un obiettivo del genere. Praticamente da quando lo possiedo è sempre nel mio zaino. Io lo utilizzo, sono sincero, per fare dei video, lo utilizzo nella 6007 per le foto, dal momento che lui è un obiettivo full frame, però su una Sony S6007 è quasi un 35 mm. Quindi obiettivo che ti posso consigliare al 100%, quindi rimani fino alla fine e ti posso dire che non è solamente il più economico per quanto riguarda la lineup di Viltros, ma è anche più economico per quanto riguarda questa serie di obiettivi. Quando parliamo di 20 mm, lo step successivo, da quanto mi risulta, sarebbe il 20 mm di Tarom, che costa praticamente quasi il doppio. Bene ragazzi, adesso a questo punto vediamo la qualità costruttiva di questo obiettivo, che mi sta esattamente riprendendo proprio con la Sony A7C, classica giornata invernale, colori grigi, comincia a fare freddo, ho iniziato a mettere il cappello perché, oh ragazzi, comincia a fare freddo, l'età avanza, non dobbiamo ammalarci. Quindi detto questo, come è costruito questo obiettivo? Beh, ti dico in tutta onestà che pensavo decisamente peggio, ok? Stiamo parlando di un obiettivo economico, non abbiamo il classico barilotto che siamo abituati a trovare con gli obiettivi di vidro in metallo, è in plastica, però tutto sommato la sensazione è più che positiva, ok? Tenendolo in mano mi dà una sensazione di una valida robustezza. L'unica parte di metallo che troviamo proprio in questo obiettivo è la baionetta, ok? Dove ci sono i classici contatti per avere tutti i tuoi automatismi che ti può offrire la tua fotocamera Sony. Poi per quanto riguarda le prestazioni dell'autofocus, ricordiamo che non dipende solo dall'obiettivo, ma dipende anche dalla fotocamera che stai utilizzando. Abbiamo anche una porta USB di tipo C che ti permette in maniera decisamente super rapida e veloce di fare loop edit del firmware da un PC Windows o Mac, e nel barilotto non abbiamo nessun tasto fisico, abbiamo solamente la ghiera per la messa a fuoco se vuoi farla in manuale del tipo elettronico. In dotazione non poteva mancare questo comodo, anzi utilissimo, paraluce che la Viltros è proprio di abitudine inserire nella propria confezione, classica scatola di cartone, e all'interno, oltre ovviamente all'obiettivo e a questo paraluce, trovi anche i due tappi e il sacchettino di velluto sintetico che potrebbe essere utile per alcuni di voi. Allora, veniamo adesso a un argomento più decisamente importante. Ti ho parlato di paraluce, io ho fatto alcune foto proprio in questi giorni di dicembre, sono uscito a fotografare dopo le ore 15 fino alle ore 17, poco prima dell'imbrunire, e per quanto riguarda il flare, almeno io personalmente non ho avuto nessun problema, ok? Non è mai entrato.
nelle mie foto, ok? L'ho anche cercato, se vogliamo dirla tutta, ok? Quel poco sole che ho trovato, timido, non ha dato fastidio. Quindi ho fatto delle prove con la luce artificiale e ho visto che c'è il flare, ma nulla di grave. Attualmente non c'è un profilo dedicato per questa lente, se vuoi magari correggere alcuni problemi come potrebbe essere la vignettatura, che c'è un po' a f2.8 fino a f2.5, ma come ti dicevo, se vai a utilizzare questo obiettivo a partire da f4 f5.6, la vignettatura non si presenta, come non si presenta neppure la distorsione, che la vedrai lievemente solo a f2.8, ma nulla di grave anche in questo caso. Ok ragazzi, come ti dicevo, non c'è un profilo ancora su Lightroom, da quanto ne so potrebbe uscire, ma uso sempre il condizionale. Comunque, se non lo trovi nel prossimo update di Lightroom, ti consiglio di verificare proprio nel sito ufficiale della Viltrox. Verifica, se lo trovi lo scarichi e te lo installi manualmente, ok? E dal momento che sei lì vai anche a vedere se c'è un nuovo firmware, sempre per il 20 mm, che va di solito a correggere dei bug e a migliorare l'autofocus. E la qualità d'immagine com'è, Andrea? Abbiamo capito che fa parte della serie economica non solamente di Viltrox, ma in generale, perché quando andiamo a spendere 150, 160, 170 euro per un grandangolo con un'apertura di f2.8, ragazzi, stiamo parlando di obiettivi economici. Ma le foto come sono? Sono utilizzabili? Punto di domanda. Sono sicuro che alcuni di voi si faranno proprio questa domanda in questo momento, perché se no a questo punto spendo qualcosina in più nel mio prossimo cellulare e continuo a fare foto proprio con il cellulare. E questa domanda me la sono fatta anch'io, come ti dicevo, e quando ho scaricato le foto per la prima volta su Lightroom sono rimasto decisamente sorpreso, ma in positivo, e sono sincero con te, sono sempre sincero nei miei video comunque, e ti dico che le foto, sia quelle scattate a f2.8 e quelle che ho scattato a f5.6, io di solito non vado oltre f5.6 all'aperto, f8 può succedere che lo vado a utilizzare proprio quelle giornate dove non ho i filtri, sono decisamente belle, belle nitide. I colori mi piacciono moltissimo, quelli che riesco a ottenere con la Sony A7C, e sono soddisfatto. Poi se mi chiedi, ma se vado a scattare f2.8, beh, ti posso dire che la nitidezza l'avrai solamente al centro, ma siamo nella normalità in molti obiettivi per quanto riguarda queste aperture quando parliamo di nitidezza. Io sinceramente me l'aspettavo, e poi io non ti nascondo, te l'ho già detto, te l'ho fatto capire durante questo video, che io lo andrò a utilizzare molto di più per fare dei video che delle foto. 20 mm è una focale che io raramente vado a utilizzare e non la vado neppure, come ti ho già detto, a utilizzare nella fotografia di ritratto, dal momento che ho altri obiettivi. Preferisco molto di più il 28 mm e il 35 mm come grandangoli, ok? Poi se non ce la faccio con questi, ovviamente utilizzerò questo, dal momento che, come ti ho già detto, sarà sempre nel mio zaino. Vediamo adesso l'autofocus, ragazzi. In questo caso però ho voluto, non perché funziona meglio o funziona peggio, ho inserito proprio il 20 mm su una fotocamera APS-C, quindi 20 mm siamo, come ti dicevo, quasi 35 mm, che può tornarvi utile in certe situazioni chi ha una fotocamera APS-C. Vabbè, non ha importanza, comunque dopo ti farò vedere anche alcuni esempi che ho fatto proprio con la Sony A7C. Allora, innanzitutto, distanza minima di messa a fuoco è di 19 cm, quindi tra l'altro ti puoi avvicinare decisamente molto. Adesso ho il rilevamento dell'autofocus sulla faccia, quindi devo coprirla, e come vedi è abbastanza rapido, ok? Adesso l'esposizione, anche se magari a te non potrebbe sembrare, è abbastanza corretta, ok? Adesso io vado ad abbassare le luci, perché di solito l'autofocus, specialmente per esperienza personale con gli obiettivi Viltrox, comincia a avere problemi, specialmente quando comincia a mancare la luce, ok? Quindi vado ad abbassarla e vado a sottoesporre almeno di uno stop, vediamo se ce la facciamo. Eccoli. Non voglio esagerare troppo, perché sennò, anzi, facciamo uno stop e mezzo, ok? Vedete, mi tiene sempre a fuoco. E adesso mettiamo questo,
e non abbiamo problemi, ok ragazzi? Andiamo a aumentare la luce, se no non mi vedete più. Ok ragazzi, si comporta bene, io ho fatto delle prove, sto parlando ovviamente se dovete registrare dei video. Per quanto riguarda le foto, problemi zero. Praticamente non voglio dire che le prestazioni sono simili agli obiettivi della Sony, ma siamo lì, dai. Manca poco. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questa chiacchierata dove ti ho fatto conoscere questo obiettivo che reputo decisamente interessante, non mi stancherò mai di dirlo. Ringrazio Viltros per avermi mandato questo campione per fare questa recensione. Obiettivo che, ripeto, vado a consigliare a tutti coloro che hanno una fotocamera della Sony. Non ha importanza anche se è una PSC, perché secondo me lo potrete utilizzare tranquillamente, anzi il sottoscritto lo andrà a utilizzare soprattutto su una fotocamera PSC per girare dei video con la Sony A6007 e qualche volta ci farà anche delle foto con la A7C, A7C2, adesso vediamo. Dal momento che come ti ho detto all'inizio del video, un posto nel mio zaino lo ha prenotato per almeno un anno, ok ragazzi, forse anche di più, adesso vediamo. Ok ragazzi. Quindi, se avete domande da farmi, perché non sono stato decisamente molto chiaro, vi aspetto qui sotto nei commenti. Come al solito, in descrizione trovate i link per poterlo acquistare. Vedete voi dove vi trovate meglio. Se lo fate tramite Amazon, sapete che aiutate il sottoscritto con una piccola percentuale che aiuta proprio a portare avanti la carretta, come si dice, portare avanti il canale, ok? Vi ringrazio, se vi fa piacere lasciate un like e vi do appuntamento all'ultimo video dell'anno, se ci riesco, dove vi farò gli auguri di buon Natale e di buon anno. Alla prossima, ciao!